Buongiorno, come va? Oggi faccio una torta che è un classico del riciclo in cucina e di cui mi avete chiesto la ricetta. La torta di pane con mele e spezie. Quindi, occorrente per questa ricetta: 260 g di pane senza crosta, saranno all'incirca 6-7 panini, 4 mele, 260 ml di latte, la buccia di un limone non trattato, buccia grattugiata di un limone non trattato, due bacelli di cardamomo. Io uso questo in bacelli, se avete quello in polvere va bene lo stesso. 2 uova, qualche fiocchetto di burro da mettere poi sopra nella torta, 90 g di zucchero, mezzo cucchiaino di cannella e mezzo cucchiaino di zenzero in polvere, una tortiera con il fondo staccabile di 24 cm circa e un po' di carta forno. Come prima cosa prendiamo i nostri semi di cardamomo e li apriamo e prendiamo questi semini che ci sono dentro. Ho un po' di pazienza, ma poi con l'aiuto di un cucchiaio li schiacciamo. Sono un pochettino duri, ma con un po' di pazienza ci si riesce. Poi tagliamo il pane a pezzi. Quando avete tagliuzzato più o meno il pane a pezzettini, prendete il latte e cominciate a versarlo sopra a piccole dosi, poi con un cucchiaio mescolate un po'. In questa maniera si distribuisce uniformemente il latte, un pochino alla volta e girate. Questo composto vi sembrerà un pochettino asciutto, però resistete alla tentazione di aggiungere del latte, perché sennò poi vi viene una poltiglia. Invece coprite con un piatto e lasciate riposare per almeno 10 minuti e poi lo rigirate. Ogni tanto rigirate un pochettino e cercate di sminuzzare un pochettino il pane. Aiutandovi con il cucchiaio cercate di schiacciare un pochettino per ridurlo in poltiglia.
quando vedete che è ridotto per benino in poltiglia, allora aggiungete le uova. Aggiungete lo zucchero, a questo punto aggiungiamo anche la scorza del limone. Il cucchiaino di cannella, anzi mezzo cucchiaino di cannella e mezzo cucchiaino di zenzero, il cardamomo che abbiamo sbucciato e schiacciato per benino, e lo lasciamo un attimino riposare. E adesso tagliamo le mele a pezzettini piccolini. Vedete, all'incirca pezzettini così. Eccoci qua, tagliato tutte le mele a pezzetti e adesso le mischiamo al composto. Ora prendete la teglia col fondo staccabile di 24 cm di diametro, ci mettete un po' di carta forno dentro e ci versate il composto. E lo livellate per benino. Riempite tutti gli spazi vuoti . A questo punto spolveriamo la superficie con un po' di zucchero e poi mettiamo qua e là qualche fiocchetto di burro. Ecco qua. E adesso inforniamo a 200 gradi per circa un'ora, finché non fa una bella crosticina sopra. Il risultato è questo qua.
Lasciatela raffreddare per bene prima di toglierla dalla tortiera. Ora non vi resta che provare. Io vi saluto. Grazie per aver guardato il filmato. Ciao ciao, alla prossima!